che Brancuccio penso, o il suo messaggio, ma di prenderci qualcosa che vi rende più forti nell'essere punti di riferimento per il futuro. La sfida è il futuro. Banalità? No. Pensate un po', io venne invitato 3 anni fa, mi sembra, in provincia, quando voi faceste, era il Centro Nazionale del Volontariato, non c'eri tu, c'era un altro presidente, non ricordo. Ecco, non lo conoscevo, insomma. E dico, Pippi, non lo sapevo neanche io, c'era un professore, mi parlava dei 30 punti dell'ONU, nell'economia della sua comunicazione disse che in Svezia, paese che amo per certi aspetti, ma non è un modello per me nella gestione dei rifiuti, ma lascio, apro e chiudo la finestra in modo, diciamo, un po' sibillino. Alcuni comuni hanno l'assessore al futuro. Che fa? E quando viene approvato un atto, ci si chiede, come la valutazione di impatto ambientale, l'impatto che ha col futuro. Allora chiudo, poi ho cercato poi magari a domande dove mettere il tetto, a parte dove, che poi sono quelle che ovviamente vanno sul su e chiuderò con la forza. Sulla base delle suggestioni di cui prima, cioè macro, ma come vedete non è acrobazia mentale, intellettuale, dal macro scendere al micro, dal micro saltare di nuovo sul macro, cioè noi siamo stati abituati da Kant, ordiniamo nello spazio e nel tempo. Anche questo è automatico. Noi siamo stati abituati a fare una cosa dopo un'altra. Ordino. Oggi lui accennava al multitasking. Cioè il papà porta all'asilo, come lo faceva solo la mamma, il bambino e la bambina. Gli deve pulire il culetto. E lo stesso la mamma, che faceva solo la famiglia, va a fare la manager industriale. Stanno avvenendo cambiamenti epocali sotto i nostri occhi, ma i nostri occhi non riconoscono lo stupore, sono sempre uguali, e quindi non riconosci ciò che sta cambiando. Sta cambiando tutto, il rischio è che noi rimaniamo sempre gli stessi. Dobbiamo cambiare mentre ciò che è dentro e fuori da noi sta cambiando. In questo modo io sono non ottimista o pessimista, positivo. Sembra anche una sfida a me stesso, ma ce la possiamo fare. Ai ragazzi io non li posso dire, perderemo. Perché statisticamente non abbiamo ancora perso, ma non stiamo perdendo tempo. Dobbiamo partire dall'usigetta, dal grigio, ambiguo, plastic free, partiamo da quella roba lì, ma cerchiamo di sdipanare la matassa in modo tale che arrivo al capo della matassa e costruisco un nuovo senso dello stare insieme. Io credo in una sorta di graduale regolazione dei mercati. Per esempio, fossi io il capo del mondo, cioè, sicuramente il giorno dopo, io farei subito, azzererei il debito per i paesi poveri. Perché quello è un cortocircuito. Perché no, qualcuno l'ha proposto. Sì, anche il nostro a cascata. Però qui condivido in parte, perché giustamente lui sta facendo il suo, se mi permetto, no? Sta facendo il suo lavoro di moderatore e che inquieta. Grazie per il lavoro e non mestiere. Mestiere, in senso medievale, può essere anche artigiano. Senso medievale. Ecco, lui diceva, attenzione, perché anche il soldo pubblico, la terra dei fuochi, è venuta fuori anche perché arrivavano fiumi di denaro. Cioè, a volte se io butto i soldi e poi non vedo la produttività, sottraggo ad altri. Quindi non è che il denaro, così come il pubblico, non è di per sé migliore del privato. Perché prendiamo ERA, sono le multi utility. Lui accennava Share, A2A, quella degli inceneritori di Brescia, di Milano, di Acerra e così via. Era quella che è entrata in Toscana, aprì anche l'ufficio a Lucca, poi mi sembra che ci ha fatto entrare la regione Toscana con degli affari di inceneritori di Firenze, doveva essere gestito Cuterno da Era, 47% era, ma Era è presieduta da un sindaco che dovrebbe tutelare la sovranità popolare. No, Era gioca in borsa. Quindi c'è stato una metastasi per la democrazia.
quella delle multiutilities. Quindi in sé pubblico, pubblico, pubblico. No, pubblico della pubblico della comunità, business as usual, sempre di meno nella regolazione del mercato, sempre di più business locale. Però non dobbiamo avere paura del business. E chiudo, i centri da capo, quelli del riuso, sono partiti con Caritas, meritoriamente. All'Ammari abbiamo, io li chiamo affettuosamente, se c'è qualcuno non ci rimane male, le voglio chiamare signore. Le signore vengono lì per aiutare gli extracomunitari. Gli danno i vestiti, all'Ammari c'è soprattutto piccoli oggetti, le scarpe, gli abiti e così via. E io, girando per il un po' che per il mondo, non tantissimo, girando un po', ho detto ok, la solidarietà è basilare, ma occorre anche un business che supporti, centrato sulla solidarietà. Allora cominciamo a dar lavoro, come sta facendo adesso Caritas Donatella. Abbiamo avuto tanti incontri con il comune e la moglie di Luca, insomma, ci avranno anche altri momenti di trovarsi a parlare, ma anche con il centro. Andammo su a Göteborg e c'è un grande centro del, chiamato il Parco del Recupero, e vedemmo che lì non c'è il sudicio, c'è la boutique dell'usare, elegante, c'è il ristorante, ci sono gli spettacoli, non hai a che fare con il sudicio, no? Perché mi so, ma io non vado neanche a pigliare la roba che puzza, no? Ecco, ora, oggi Caritas ha detto alla cooperativa, io vi seguo ancora, prima pagava i dipendenti, oggi dovete recuperare materiale e venderveli e pagarvi, cioè affronta il problema di un business, è un business plan di un soggetto comunitario, cioè di un soggetto locale. Oggi il business che noi vogliamo è un business locale, non è quello di ERA, non è quello dell'inceneritore. Il forno dell'inceneritore viene dalla Lurgi svedese, la Lurgi te lo vende, tu gli dai soldi, ma il bottino se lo porta lassù, è normale, ma non perché sono cattivi, perché funziona così se finché non lo metti sotto critica il sistema. Io voglio che con quei soldi pubblici, che va bene, ma voglio capire dove li investi, perché se dai un sacco di soldi pubblici i comuni ce l'hanno ancora, me lo fate dire, anche a Capannoli e a Cagliucca, ma vanno sempre i soliti, eh? Infatti iniziano per V, iniziano per altre sigle. Quindi di per sé non basta riaprire il cordone della spesa pubblica. Così pure bisogna, mi veniva in mente, oggi c'è il problema delle cicche, ne trovi di un, oltre alle statella, guardando in terra vedo bottiglie di plastica, le cicche come l'arena. Ma mi è venuto in mente, non solo la sporcizia, no? Anche il pacchetto, perché il fumatore si sente autorizzato nel momento in cui tira la cicca a tirare indietro anche il pacchetto, perché è un meccanismo mentale, non perché lui magari vuole bene alla famiglia, un padre di famiglia, una madre di famiglia, ma è un meccanismo che non è stato messo in crisi dal punto di vista dell'interesse generale, no? Perché esiste il legittimo interesse dal punto di vista personale, singolare, e dal punto di vista dell'interesse generale, come dicevano Bentham e John Stuart Mill, interesse generale, interesse diciamo locale o individuale o personale, quello che volete. Bene, allora è venuto anche in mente un'altra ragione, anche il flash, no? Perché il piano inclinato parte da una cosa, da cosa nasce cosa. Ma noi quanti soldi risparmieremo a livello di sanità italiana a cominciare a bombardare il fumo? Eppure in quante riunioni dei compagni di allora, io non mi pento, ero di Stella Rossa e io ho imparato, ho conosciuto persone, professori, ci prendo quello che mi hanno insegnato, quindi io non sono uno che ha più, però voglio essere sincero. Allora, si fumava, uscivi fuori una fumacia che era loro, riunioni ecologiste, ancora, prima stavo zitto perché, porco mamma, se sembra notte, ero anche piccino, no? Ma ora faccio la voce grossa, dico, oh amico del sole, la gente guarda l'esempio, sai? E poi io mi ammalo, te sai, me lo diceva l'allievo di Gulbeco, che è un professore all'Aquila, mi diceva, Rossano, lo so che tutti sappiamo quanto fa male il fumo, ma fa più male, aveva studiato, studia l'effetto delle malattie da tabacco,
cioè dillo, perché oggi un po' i maschi hanno diminuito, ma aumentano le donne, perché la donna è più libera per fortuna, e però a volte copia un po' la parte negativa dell'uomo, diciamo, questa qua è la mia lettura, non mi serve questo. Ecco, allora io quanto risparmierei come sistema sanitario? Perché se io poi mi scopro, facciamo le corna, mi scopro ammalato, cioè non solo è un dramma umano prima di tutto, ma è anche un dramma economico. Cioè, se io inquino e devo bonificare, quanto spendo? Ecco perché la spesa pubblica, spreco zero anche lì, rigore, che non vuol dire però non riconoscere come primario il bisogno di investire nel difendere, nel tutelare i beni pubblici, dal parco al giardino, all'asilo, alla scuola materna, al diritto allo studio, all'università e così via. Vi ringrazio perché vedo attenti, ma non lo so se perché sono stato lunghissimo discuto col moderatore, ma ecco. Facciamo il test sui gusci delle cozze. Facciamo il test. Allora, così. Non neanche tanto per sdrammatizzare, perché rischiate di fare una brutta finuta. Alza la mano chi ha una risposta. Non rispondere, se no io ti dico. Vediamo un po' che alza la mano. Dove sta mettendo adesso? Io non dico sì o no. Allora io adesso vi faccio una domanda. Però se andate nella maggioranza dei comuni, leggete da internet il regolamento, la Bibbia di cui parlava Paolo prima, c'è scritto di metterlo nell'indifferenza. Allora, invece dove mettete? C'è una polemica in corso. Il sacchetto, vabbè, spero che molti di voi non ce l'abbiano, il sacchetto biodegradabile del supermercato. Ce l'abbiamo più forse, se vai a comprare. C'è una discussione, l'ha aperta Aria a Firenze. Dobbiamo per la raccolta dell'organo. Sì, tra l'altro Giulio dovresti chiedere al nostro amico sindaco come mai tutti i comuni danno i sacchetti. Sistema ambiente non dà i sacchetti se li devi trovare. Io questo Raspini lo dobbiamo incontrare, vi voglio bene perché ci sei. Come mai il comune di Lucca non dà il sacchetto dedicato? Io il materbin per l'organo. Io questo non l'ho capito. Perché poi voglio dire, ti incavoli se la gente si incavola e raccolta porta a porta. Perché se te non gli dai un servizio molto paziente, perché la gente è disponibile, ma quando c'è un potere pubblico che dice, io dico sempre, la signora sente bussare, entra e trova il tabellino. Come mai è venuto qui? È venuto a portarmi una multa? Perché la prima cosa che pensi, almeno io, che ho messo un divieto di sosta qualcosa. No, e allora sono venuto a spiegare dove mettere la carta unica della pizza, dove mettere le cozze, dove mettere il tetrapack, dove mettere il blister. Cos'è il blister? La signora si illumina, venga, si mette a sedere l'onca al caffè. Ecco, ci deve andare il sindaco, almeno una volta all'anno. Fa il sindaco a bussare, allora la gente sente se lo fa lui. L'esempio, non il burocrate. Top down, bottom up, non dall'alto. Ci vuole anche l'alto, ma prima di tutto, se ci salveremo dal basso, e non perché io sono anarchico, ma questa è la pragmatica della comunicazione. Se cambiamo, gli interessi uccidono la fluidità della comunicazione, gioco forza, non cattiveria, uccidono la fluidità della comunicazione. È il basso che la rende, la vuole costantemente fluida. Ecco, noi dobbiamo essere quelli che pretendono gli esempi e pretendono che la democrazia recuperi. La signora dirà, ma allora Tambellini si occupa anche di me, come il maestro si deve occupare di Giovannino e di Giovannina. A Lucca siamo tanti, ma siamo 92.000. Non lo posso fare Giovannino e Giovannina, ma posso andare a San Concordio, spesso, a San Vito, nel centro storico. Ecco, questo secondo me è facile,
ed è l'inizio del cambiamento. Non pensiamo che ci voglia così tanto. Ecco, quindi dove li mettete adesso i sacchettini del biodegradabile? Sapete che è successo? Che Aria sta creando confusione e dice: siccome in Toscana, poi la gente non è che sia laureata, non è ignorante, io non posso mica, si diceva prima con Armida, io non faccio mica il chimico, il merceologo, cioè dove lo metto le macine Barilla? E perché le Emiliane Barilla, l'imballaggio, non ce lo posso mettere nella carta? Come faccio? Eppure non ce lo posso, le Emiliane vanno nell'indifferenziato, tortellini rana vanno nell'indifferenziato, e invece i biscotti Barilla ha aumentato il livello di presenza cellulosico, possono andare nella carta, poi producono un po' di scarto di paper, 6,5 il voto, non 8, non 7, ma appena sufficiente, perché comunque il problema c'è anche adesso, magari compra la filiera corta, no? Meglio ancora, però chiaro che... Ecco, quindi, cioè, se si cominciasse a mettere mano a questi problemi, secondo me la gente ritorna a far politica, perché si rende conto che quella lì è la politica vera, quella che noi con tutti i limiti cerchiamo di fare. Grazie. Superata l'ora per il ministro, per le attività di questa, mattinata, e quindi io chiedo agli organizzatori che cosa facciamo, spendiamo. Io non tento di fare una sintesi di trovare un filo rosso in quello che è stato detto, perché sono state dette tantissime cose, quindi semmai se possiamo utilizzare le risposte per qualche domanda da parte delle persone, io ne avrei 100.000. Posso parlare? Certo, come? Buongiorno. Nome, cognome. Allora, vediamo sempre le cose. Altezza e stesso. Vengo da Firenze, a proposito, beh, vorrei prendere l'ultimo argomento di cui ha parlato, visto che è molto, diciamo, dotto in questa esperienza della raccolta del CT0. Allora io mi chiedo, e lo smaltimento come avviene? Lo smaltimento dei rifiuti globale, dei rifiuti in genere o di quelli particolari? Di rifiuti, visto in particolare che ci chiedono, e giustamente, ancora a Firenze siamo un pochino indietro, ora ho esperienza lì di Viareggio, eccetera. Allora vi chiedo, visto che ci sono i vari cassonetti, no, che vengono... differenziano anche i tipi della raccolta, quindi la famosa raccolta a porta, vengono messi e si vedono per un decoro della città a Firenze sottoterra, no? E ci sono chiaramente plastica, carta, eccetera, eccetera. Io vedo passare i mezzi, li raccolgono, tirano fuori il contenitore e li ributtano tutti insieme. Perché anche allora mi chiedo, allora se la fanno differenziata, quando le raccolgono ci sa. No, allora a me capirebbe che prima di dietro, oltre a arrabbiarmi quando bloccano il traffico, ponte alla Carraia, molte cose si bloccano, prendono il contenitore e lo mettono chiaramente nel camion. Poi, a quell'accanto, senza spostarsi, riprendono, cosa c'è la calamita, ora sono tutti super tecnologici questi, prendono e lo rimettono lo stesso campo. Che ho detto, ma mi auguro che ci sia già una differenza nel camion per raccogliere di nuovo la parte differenziata, ma non credo che sia così. Ora questo... per dire che tante volte le persone si chiedono e dicono ma come, perché, e noi lo sappiamo che poi dopo le buttano tutte insieme, questo allora sarà una storia, una non lo so, ecco che cosa può essere, però succede che la opinione pubblica pensa questo. In più, perfetto,
se viene raccolta e quindi differenziata, io mi chiedo come viene smaltita a fine, cioè come viene di nuovo rielaborata, visto che c'è giustamente una campagna di contro, no, queste termovalorizzatori eccetera eccetera, tutte. Quindi io mi chiedo, sì è vero, bisogna partire dal piccolo per poi dopo vedere il problema in grande, però bisogna affrontarlo, o perlomeno bisogna metterla a conoscenza. Allora, visto che lei viene appunto come insegnante, io mi sono sempre chiesta, perché purtroppo si arriva a una certa età, non abbiamo quell'entusiasmo, quella voglia di cambiare, che il problema grosso è che si è persa la coscienza individuale e personale. Lei ha fatto un'affermazione che io condivido al massimo, che prima bisogna cambiare noi per poter poi insegnare gli altri a cambiare. Bisogna prima insegnare, educare e ricominciare a educare, perché l'educazione è un qualcosa che bisogna ritirare fuori da ognuno di noi. Quindi facciamo. Questa è l'unica cosa che io mi posso augurare. Finisco, lei parlava della voce dell'oceano, io parlo di un'altra favola che si racconta in Africa, perché nasce tutto di lì. Sapete tutti l'uccello del colibrì, no? È l'uccello più piccolo al mondo. E sapete tutti che nella savana ci sono anche questi incendi improvvisi. Un giorno di queste scappano le bestie feroci, quelle più grandi, l'elefante dall'incendio. E l'elefante guarda in cielo e vede il colibrì che invece va verso l'incendio, con una goccia sul becco. Dice, oh ma che fai? Là c'è l'incendio. Si volta e dice, io faccio la mia parte. Quindi se ognuno di noi effettivamente si facesse carico di delle cose semplici, ovvie, l'essenziale, che si parlava prima, allora forse io mi dico, allora ecco perché sono nata, sono cresciuta, è l'ultima cosa, mi dispiace, perché bisogna anche capire cosa è il laico e il religioso, perché io sono laico. Ma sono credente, molto, quindi io sono, ma è molto poco, è insignificante, però vi do anche la spiegazione perché sono qui, in questo momento, in questo contesto, in questo seminario, e devo avere sicuramente un mio scopo. Grazie. Io ho apprezzato molto. Sono altre domande, ecco. Sì, volevo.